In attesa della partita di domenica sera contro l'Inter, abbiamo ascoltato Fabrizio Romano, collega di Tuttomercato Web, che ci ha parlato di come la squadra di Leonardo si prepara ad affrontare gli azzurri al San Paolo. Aspettare un Inter non agguerrita, però comunque che non ci starà a stare a guardare un Napoli che sicuramente vorrà festeggiare la qualificazione in Champions. Sarà una partita delicata, però l'Inter è in forma. La formazione è ancora abbastanza un mistero, diciamo, per Leonardo, anche perché ci sono diversi assenti. Snyder, ad esempio, e Stankovic sono gli ultimi due, stanno lavorando a parte da un paio di settimane ormai. Hanno dei piccoli problemi fisici, però potrebbero recuperare per Napoli. È probabile che almeno uno dei due venga convocato. Poi partono dalla panchina, uno potrebbe partire dalla panchina, poi bisogna vedere la situazione di Thiago Motta, cioè ieri sera contro la Roma ci si aspettava che potesse partire da titolare, e invece abbiamo visto che è entrato soltanto successivamente, si è data fiducia a Mariga, però a Napoli sembra che possa essere titolare anche lui. Per quanto riguarda la difesa, rientra Ranocchia, giocherà al fianco di Lucio in posizione centrale, laterali invece ci saranno Maicon e probabilmente Nagatomo in staffetta con Chivu, mentre in avanti c'è sempre la massima scelta per Leonardo. Immancabili in un momento così caldo, qualche battuta che Fabrizio Romano ha rilasciato in merito alle possibili mosse di mercato della società partenopea. Ma da quanto so io, il più probabile di tutti è Hamsik. Al momento è Hamsik. Tra l'altro, ieri il presidente della Valenti sarà in sede all'Inter, ha parlato anche con Moratti. Questo è stato assodato. Ha parlato con Moratti, non di Hamsik, ma di Hamsik che si è già parlato l'estate scorsa. Sicuramente il giocatore piace, per adesso non c'è niente di concreto. Però Hamsik potrebbe andare via da Napoli, non per l'Inter, però potrebbe andare via da Napoli. Se fai andare via Hamsik, devi prendere un campione, anche perché il Napoli con ogni probabilità giocherà la Champions League. Quindi servirà un campione, non un giocatore di secondo piano. Quindi De Laurentiis dovrà fare un investimento importante. Ci sono tanti nomi che ballano, ad esempio c'è un nome di Giovinco, è un nome molto caldo anche perché risolvere la situazione tra Parma e Juventus e Napoli vuole scommettersi. È un giocatore che potrebbe arrivare insieme ad altri ovviamente, però è un nome caldo Giovinco.